Certamente è poco piacevole da esperire. E per alcune persone è davvero difficile sia da affrontare che da gestire. Penso che la paura ricopra un ruolo veramente importante in quello che è la nostra vita, in quanto ha il compito di preservarci da situazioni potenzialmente dannose, potenzialmente deleterie per il nostro sistema. Se ci esponessimo senza avere paura a quelli che sono pericoli vitali, con buona probabilità non saremmo qui dove siamo o ci sarebbero molte meno persone sul pianeta. La paura ha lo scopo di preservarti in situazioni potenzialmente dannose. E questo è bene che lo tenga strettamente a mente e in considerazione, per via del fatto che chi risponde ad attacchi di panico solitamente ha poca consapevolezza di dove proiettare effettivamente la paura, di cosa effettivamente bisogna avere paura. E reagisce in modo automatico e completamente inconscio a quello che è una risposta che non è esattamente reale, o perlomeno è percepita reale dalla persona che lo sta vivendo per via del fatto che le sostanze chimiche all'interno del suo corpo ci sono, vengono rilasciate. Ma il pericolo di vita non è dettato da un qualcosa di concreto, non c'è una tigre nella tua stanza che ti sta uccidendo o che ti vuole uccidere. Penso che ci si debba prima di tutto rendere conto che gli attacchi di panico non sono dei veri e propri attacchi, perché semplicemente non stai venendo attaccato da niente se non il generare o il fatto che tu stai generando una serie di immagini, di suoni e via dicendo che ti portano poi a far sì che il tuo corpo rilasci determinate sostanze. Il rilascio di noradrenalina e di adrenalina è concreto nelle persone che sviluppano il panico ed è per questo che si ottengono effetti delle volte incredibili. Certamente se non conosci quelli che sono i vari passaggi da compiere per sbloccare o per disinnescare queste tipologie di reazioni è piuttosto complesso il fatto di lavorarci su. E per questo reputo necessario che ci sia un qualcuno che ti possa dare una mano nell'effettuare i cambiamenti dovuti o aiutarti a capire come funziona il processo in modo che tu stesso lo possa mettere in atto per far sì che non si ripresentino mai più in risposta a quello specifico evento, sostituendolo con qualcosa di più utile e di migliore, generando qualcosa di diverso. Il fatto di liberarsi del panico è qualcosa di importante. Il fatto di liberarsi di una fobia che non è necessaria in determinati contesti e che ci blocca è qualcosa di incredibilmente necessario, ma soprattutto potente, perché ti fa letteralmente comprendere quali sono le potenzialità del tuo cervello e cosa veramente puoi fare. Nel momento in cui prendi il controllo del tuo autobus, della tua mente, automaticamente puoi riuscire a comprendere che puoi guidare dove vuoi davvero andare. Puoi guidare la tua mente, il tuo corpo e tutta la tua realtà verso le direzioni migliori per la tua vita, senza rimanere più bloccati in quelle che sono sensazioni che non ti servono in un dato contesto. Ebbene, è fondamentale che tu lavori sulle tue immagini interne, sul tuo dialogo interno, per fare in modo che determinate associazioni vengano affievolite o eliminate completamente se necessario. Nel momento in cui generi un tipo di risposta dovuto al come ti dice una determinata cosa, stai andando a fomentare un processo che non fa altro che autoalimentarsi. Ciò che devi fare invece è autoalimentare un processo di benessere, un processo che ti stimoli a fare sempre meglio. Il mio inconscio so che è protettivo nei miei confronti e vuole solo il meglio per me, e allo stesso modo funziona il tuo. Allo stesso modo devi renderti conto che il tuo inconscio sa quando proteggerti e sa come proteggerti. E sa anche sbarazzarsi molto molto velocemente di tutte quelle che sono le reazioni non necessarie in un dato contesto e che non ti servono più. Dunque fai in modo che ogni parola che ti dica riguardo agli eventi che potrebbero disturbarti relativamente a quelli che tu definisci attacchi di panico, eliminali. Elimina tutto ciò che ti può portare a risalire o far innescare quel tipo di cosa. Devi letteralmente sbarazzartene. Vi è lo sperimentare l'attacco di panico come un qualcosa che accade da un momento all'altro, non rendendosi conto che c'è un qualcosa che attiva quel processo. Ebbene, il fatto di iniziare a rendersi conto di ciò che lo attiva
può fare in modo di modificare completamente ciò che è la risposta che otterremo. Il nostro cervello lavora attraverso immagini che ci proiettiamo, suoni per il quale riproduciamo ciò che magari abbiamo sentito da un'altra persona o delle cose che ci diciamo noi stessi per un qualsiasi tipo di motivo. Queste generano delle sensazioni interne che danno vita a delle reazioni a livello fisiologico. Se io ti chiedo ad esempio, pensa al volto sorridente di tua madre, con buona probabilità, se avrai pensato al volto di tua madre sorridente, avrai ottenuto una reazione di sorriso a tuo stesso modo, proprio perché l'immagine tende a rievocare quella sensazione che è collegata in un certo modo alla nostra fisiologia e che per essere rievocata necessita anch'essa dello stimolo fisiologico, della riproduzione fisiologica del gesto. Quando le persone entrano in panico, stanno entrando in panico, tendono ad assumere determinati tipi di pensieri, dunque si creano determinate immagini, si dicono determinate cose e soprattutto utilizzano la loro fisiologia in un certo modo per rievocare quel tipo di sensazione, che man mano aumenta e va a creare un circolo vizioso costante per il quale la persona più vede quell'immagine, più si dice quelle cose, più si spaventa. E più magari quella situazione diventa tragica perché si pensa che porti alla morte o a determinati tipi di condizione, e più si fomenta quel circolo vizioso. Spegnere il panico implica il agire a livello della base con il quale noi lo attiviamo. Se tu cambi quelle immagini, cambi quello che ti dici nella tua testa, con buona probabilità non riuscirai nemmeno a scatenare quella che è la reazione del panico, proprio per via del fatto che avrai modificato l'esperienza interna a quel tipo di evento. Spesso le persone che soffrono di attacchi di panico non soffrono di attacchi di panico per via di un qualcosa che si formano nella propria mente relativa a un'esperienza passata. Delle volte quella risposta non viene neanche più considerata, ma è il problema di per sé a generare il problema. Ovvero è il fatto di pensare anche solo ad avere un attacco di panico che porta la persona a entrare in panico. Perché si immaginano tutte quelle che sono una serie di conseguenze legate a ciò che si percepisce quando si entra in panico. Quindi si tratta non tanto di risolvere il problema che l'ha scatenato, ma il fatto di come la persona si approccia al panico in sé. Il saper letteralmente ridere dei propri problemi li smorza in modo considerevole. Il fatto di saper prendere non troppo sul serio una determinata cosa fa sì che questa abbia un effetto minore. Forse ti sembrerà strano per un secondo o due, ma quando il tuo inconscio impara a ridere dei tuoi problemi, rendili divertenti e bizzarri, proprio come farebbe un comico esagerandone alcuni aspetti e sminuendone altri. E in men che non si dica, otterrai reazioni del tutto nuove e migliori. Proprio perché ricodificherai il tuo approccio a tale evento in modo migliore e più funzionale per te. Il panico, più cerchi di superarlo, e peggio diventa. Invece, nel momento in cui cerchi di scatenarlo tu volontariamente, ti renderai conto che questo sparirà magicamente. Quanto più cercherai di sforzarti di entrare in panico, e meno ci riuscirai. Perché semplicemente funziona in questo modo. È come se cercassi di avere paura volontariamente di qualcosa. Quella cosa prenderà un aspetto quasi ridicolo, proprio perché il fatto di scatenare noi stessi un qualcosa di specifico, dovuto a una sensazione molto spiacevole, è controproducente. Quindi il nostro inconscio tende a preservarci. Tende a portarci in uno stato di tranquillità assoluta perché lui sa bene cosa è meglio per noi. E io penso che il tuo inconscio sappia meglio di chiunque altro quale sia la reazione migliore da avere nel momento in cui sei veramente di fronte a una tigre o a un leone, ma nel momento in cui ti stai riferendo a un qualcosa che sta solo nella tua testa. Penso che lì debba fare un passetto o due indietro da quelle immagini che ti proietti. È distaccartici, semplicemente. Smettendola di dirti quelle solite cose che ti dici e sostituendole con un qualcosa che ti possa rassicurare e soprattutto che ti possa far star bene. Il tuo inconscio, allo stesso modo, può aiutarti a fare tutti i cambiamenti necessari così che tu possa liberarti completamente di quello che è il panico.
Ora, se avessi qualsiasi domanda al riguardo, o per qualsiasi altra cosa, lascia un commento qui sotto e farò tutto ciò che posso per aiutarti. Se volessi parlare personalmente con me o formarti attraverso i miei corsi, trovi tutto ciò che ti occorre sul mio sito web simonepuzzolu.com. Inoltre, in tal modo potrai sostenere questo canale consentendomi di divulgare tutto il materiale futuro possibile gratuitamente. Se ancora non l'hai fatto, assicurati di cliccare adesso nel bottone rosso ed iscriverti al canale, attivando la campanella per rimanere sempre aggiornato e avere più video come questi, che ti aiutino a migliorare ogni giorno di più. Se il video ti è piaciuto, lascia il tuo like e condividilo con i tuoi conoscenti, così che anche loro possano migliorarsi e sentirsi non solo più motivati, ma più sicuri di se stessi. Voglio ringraziarti infine per aver guardato e ascoltato questo video fino alla fine. Non vedo l'ora di rivederti nel prossimo video, molto presto. Un saluto con affetto e stai motivato!